Mi piace dipingere quello che nella tela vedo dopo e non so cosa. Dove spesso non si riesce a vedere niente o piuttosto anche subito si riesce a vedere qualche cosa, ma queste hanno bisogno di essere decantate. Si appoggiano da una parte e poi ti chiamano a un certo punto, passi davanti e ti senti attratto dalla tela, la guardi e c'è il personaggio che vuole emergere. Questa è matura per parlare. Giuseppe Fioroni è il mago che ogni bambino ha sognato, un'icona stabile della fantasia primordiale. Da mago si comporta ed appare. È mago ancor prima di apparire tale. La barba che anche Merlino avrebbe invidiato è il suo marchio di infinita saggezza ed autorevolezza arcana. Ma questo evento è nato così per caso, parlando con un amico che aveva realizzato un catalogo proprio per il Vaticano, mi raccontava di aver visto delle sale espositive di una bellezza unica e di aver visto la famosa sala dei 100 giorni del Vasari. Allora mi sono incuriosito e ho fatto una domanda, dico: vogliamo tentare di fare una mostra lì? Questo mi ha detto: possiamo provarci. Abbiamo fatto domanda e mi hanno dato esito positivo, che le opere erano estremamente interessanti, atte a poter fare una mostra in queste opere. E sono arrivato così a fare l'evento che è stato fatto il 9 di giugno ultimo scorso. Ognuno di noi, nel cammino della sua esistenza, dovrebbe percorrere il sentiero della conoscenza per indirizzarsi verso la luce. È questo, in sintesi, lo slogan della mostra Nella luce e nel colore, incentrata sulle opere dell'artista perugino Giuseppe Fioroni, che si è tenuta dal 9 al 23 giugno 2018 presso lo storico Palazzo della Cancelleria Apostolica Vaticana a Roma. La mostra è un omaggio agli 80 anni del maestro, di cui 50 passati a sperimentare, a cercare ed approfondire. E la pittura di Fioroni è una pittura che lavora attraverso messaggi archetipici, quelli che derivano dal mondo antico e che tutti gli artisti captano nella barra di colore, tutti gli artisti, veri artisti. E anche un sentimento di orgoglio per l'importanza dell'evento che riguarda l'artista perugino. Ma io credo che quando l'interesse diventa un interesse collettivo e quando l'interesse ha il nome tratto della creatività, della bellezza, non ci sia conflitto, perché la bellezza e l'arte e la creatività sono un concetto pacificatore, sono un concetto che riporta armonia. Lui è un artista contemporaneo e anche storico, è il contributo più vivace che ha dato l'Italia nel XX secolo all'arte mondiale. Thank you.
terra e volo su ogni argomento, passo da un fiore a un fiore e da un progetto a un progetto. Nella tecnica tu individui la bravura, ma difficilmente nella tecnica puoi individuare la plasticità e l'emozione che ti può dare una macchia che ti fa passare oltre e ti fa scoprire un mondo completamente diverso. E la tecnica molte volte non è emozione, l'emozione a mio avviso è un'altra cosa. In quanto mago, lo troviamo nella sua bottega, antro di tutto ciò che la magia può generare. Dalle ceramiche figlie del fuoco arcano, ai suoi quadri, mescolanze di materia e premonizione. Aspetta lì i suoi avventori, offrendo loro l'opportunità di tornare bambini e riscoprire giochi e giocattoli che prendono vita nell'apparente confusione dei suoi sogni fatti segni. Perché quando tu cerchi di definire troppo, molte volte finisce l'immagine del quadro stesso. Sono le storie che nascono dal fluire stesso della materia. Emergono queste proprio per magia dal ribollire dell'impasto pittorico. Si rivelano e lo spettatore sogna da bambino ritrovato.